Rino Tommasi, Tonino Cagnucci, Carlo Zampa. Dunque, amici miei, Cellino solleva un problema che io faccio fatica ad individuare come problema in sé. Dice, non garantisco Cagliari-Juve. E poi dice, io non riesco a capire quest'uomo. Dice, non posso assicurare l'organizzazione della gara. Avessi saputo prima l'orario, avrei riportato la squadra a Cagliari. Perché? Cioè, cosa cambia dal giocare alle 15 alle 20:45 se io non fatto capire come finisce la partita? È che è evidente, sei andato a dama, non garantisco che c'è il portiere, sei andato a dama, sei andato a dama subito, Carlo. Rino, tra l'altro, vi chiedete come mai il Cagliari è l'unico club in Italia che non comunica il numero degli spettatori? Hai capito? Perché quindi poi c'è qualche cosa che nell'organizzazione interna delle partite, anche del nei bilanci, anche nei bilanci, perché la non comunicazione degli spettatori è strettamente legata ai bilanci stessi. Questo sistematicamente sono tre campionati che il Cagliari non comunica alla fine il numero degli spettatori presenti e l'incasso. È sta cosa, maestro. Questo mi fa pensare qualche cosa. Ecco. Mai andata giù. Hai voglia. No, Tonino, ma qual è che problematica può rappresentare lo spostamento dalle 15? Non lo so. Io lo so perché io faccio un calcolo mio un po' personale, che voglio vedere qual è la squadra che chiama di più in trasferta e quindi tengo una tabella aggiornata su questi dati. E quindi i Cagliari mi mancano proprio per questo. Non arriva giù. Fantastico. Però, anni. Secondo me, cioè, io mi ricordo, avevo fatto una tabella nella quale veniva fuori che la Juventus era di gran lunga la squadra che in trasferta chiamava di più. E a me sembra un dato interessante. Beh, ma è da sempre, Rino, no? Vabbè, c'ha tifosi in tutta Italia. C'era la conferma, vero, numerica di una situazione che uno si intuiva, cioè che la Juventus chiamasse di più di tutte le altre club quando giocava in trasferta era certo, però la conferma